Allora, un messaggio per questo bicentenario che ci invita a celebrare i 200 anni appunto della nascita di Don Bosco, credo possa essere quello di camminare sulle sue orme, di non perdere di vista quello che Don Bosco ha sempre voluto dai suoi giovani, di essere buoni cristiani e onesti cittadini e soprattutto di vederli camminare nella santità. Don Bosco diceva: voglio che i miei giovani siano sempre felici nel tempo, nell'eternità, ma nello stesso tempo, ecco, che sappiano guardare a Gesù, fonte della vera gioia. Allora, che questo bicentenario sia per tutti i giovani, per tutta la gente che vuole guardare a Don Bosco, ecco, proprio un anno in cui ci lasciamo abbracciare dall'amore di Dio come ha fatto Don Bosco, e questo abbraccio lo sappiamo condividere anche con gli altri, soprattutto con quelli che ne hanno più bisogno. Buon bicentenario! Sono qui a Biancavilla, ho presentato la strena del Rettor Maggiore per questo anno bicentenario del 2015, che recita così: come Don Bosco, con i giovani e per i giovani. In questa terra che è veramente benedetta da Dio, sia per le vocazioni, sia per la presenza di tanti giovani che hanno tante belle risorse, è stato per me un piacere e anche una gioia presentare il messaggio augurale del Rettor Maggiore, che ci impegna a essere come Don Bosco, con il suo stesso cuore di buon pastore in mezzo ai ragazzi, e di essere con i giovani in mezzo a loro, condividendo le loro gioie ma anche le loro difficoltà, e poi soprattutto spendendo le nostre energie, le nostre risorse di creatività, di gioia, di speranza, proprio per loro, che sono il futuro della nostra società, che sono il futuro della Chiesa. Ecco, ci auguriamo che questo augurio del Rettor Maggiore, che risale a Don Bosco, questa strenna augurale, diventi la realtà anche per questa bella città di Biancavilla.